Giacomo, io ho chiesto, Mario Botta è uno dei più importanti architetti svizzeri degli ultimi 50 anni. Egli rappresenta, diciamo, l'architettura della Svizzera che guarda anche il mondo italiano. È esordito circa appunto mezzo secolo fa con una serie di piccole case che però mostravano una grande capacità di sintesi da parte sua per quanto riguardava diciamo, il riferimento al movimento moderno, all'architettura moderna e soprattutto a un incrocio fra Le Corbusier e Louis Kahn. Quindi si è affermato nel mondo, diciamo, dell'architettura europea non soltanto, italiana e europea non soltanto, e poi ha continuato a sviluppare la sua attività attraverso una serie di grandi edifici per uffici che hanno, diciamo, segnato una svolta anche all'interno dell'architettura svizzera. Quindi ha avuto diciamo, la possibilità di influire sull'architettura del suo paese, sull'architettura italiana dove ha fatto molte opere. Diciamo, progettato e costruito scuole molto interessanti, ma soprattutto la sua attività si è spostata sull'orizzonte del sacro, una serie di chiese molto interessanti, molto profonde per quanto riguarda, diciamo, il significato della sacralità del costruire. E quindi da questo punto di vista rappresenta senz'altro uno degli architetti mondiali oggi più interessanti.